Incontro con i cittadini, ho pensato che sia giusto rivolgermi direttamente a voi, a, a voi che ritengo eh, proprietari della città e soprattutto mi rivolgo ai bambini, ai ragazzi giovani, perché tutta l'attività che io sto facendo la sto facendo per loro, per voi e penso che su questo siano d'accordo i genitori e soprattutto i nonni. Noi abbiamo bisogno di ritrovare quella... Eh, quella quel ricambio generazionale, quell'aiuto quell eh, di unità tra generazioni che spesso ci dimentichiamo essere uno dei nostri principali obiettivi, appunto la, la generazione futura, la next generation, eh, direbbero in Europa, tant'è che ci hanno fatto anche dei piani che noi intanto non abbiamo ancora presentato per, 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 per pensare a quello che dovrebbe essere il futuro della nostra nazione. Ma restiamo alla nostra città. Io quest'anno ne ho veramente passati tutti i colori e voi insieme a me e per cui il racconto sarà, sarà abbastanza complicato perché devo cercare di restare in tempi brevi per un ascolto e anche per una, per una trattazione tutto sommato serena e gioviale come, come si conviene in questo periodo dell'anno. Siamo tutti a casa ed è un periodo festoso e dobbiamo comunque cercare di insomma, vedere le cose che dico con una con una grande ironia e con un grande anche slancio positivo, anche se farò dei passaggi che oggettivamente possono sembrare o sono polemici, ma è giusto che almeno tiepidamente dica qualcosina, poi bilanci magari di come è stata questa annata per certi versi gestita da altri, le faremo quando sarà finita questa pandemia. È giusto però raccontare ai cittadini la verità, la verità sostanziale. Allora ho pensato che questo racconto, anche per facilità poi di, di lettura, eh, venga diviso in più, in, più, in più temi e ho un elenco di temi che poi adesso piano piano eh, lancerò e lancerò con, uh, con un filmato in, in testa al tema. Però ecco, visto che questa voleva essere un'introduzione in qualche modo allegra, perché comunque siamo qua non può non tener conto della, della, della grande difficoltà e delle grandi risorse umane che tutti abbiamo in qualche modo profuso. Ci sono persone che eh, purtroppo registrano lutti, eh, casi oggettivamente eh, pesanti, eh, anche turni massacranti di lavoro per chi ha lavorato negli ospedali in prima linea nella gestione proprio di questa epidemia. Però non c'è dubbio che ci sono poi anche tante altre persone che hanno collaborato, che ci hanno dato una mano, che hanno tenuto viva la città e forse proprio da loro dovremmo ripartire, da voi, dobbiamo ripartire persone di buona volontà per pensare a un futuro migliore, perché dobbiamo riuscire a saper leggere quello che di buono c'era. Ah, a proposito, dove sono finiti quelli che ce l'avevano su tutti quei turisti? Vi ricordate? Spariti tutti. Cioè adesso questo, questa situazione mette in chiaro alcune cose. Vi ricordate i nomose? C'erano cioè anche i nomose che ha funzionato quest'anno. Ci sono tante cose che... Non c'è soltanto un futuro migliore, c'è anche da vedere tutto quello che è successo realmente. Chi puntava sulle carte vincenti? Chi realmente ha fatto le cose? Ecco. Io sono orgoglioso di essere sindaco di questa città perché sono orgoglioso dei miei cittadini, dei miei concittadini, delle, dei ragazzi, delle famiglie, degli anziani, di tante persone. Non importa se mi hanno votato o no, sono tornato a essere sindaco perché sono state anche le elezioni quest'anno. Ma credo che il grande slancio sia uno slancio ideale, di comunità. A questo io punto. Punto a creare una classe dirigente di giovani, di giovani cittadini orgogliosi, liberi. Soddisfatti di essere mestrini veneziani di Marghera, di Zelarino, delle varie città di Pellestrina, di Burano, di tutti i vari centri che abbiamo, bellissimi, che abbiamo voluto illuminare a Natale perché comunque faremo festa. Ecco, io voglio trasferirvi un messaggio di ottimismo perché sono certo che torneremo a vivere. Il tunnel è ancora, è ancora, è ancora, è ancora buio. Vediamo la luce in fondo e come direbbe qualcuno speriamo non sia il treno, <ride> ma lo faccio per drammatizzare ovviamente una situazione che deve essere in qualche modo ironizzata e su cui bisogna per forza anche avere il coraggio di scherzarci su. Ed è il periodo dell'anno giusto per poterlo fare. Oggi siamo con i nostri bambini, siamo con i nostri ragazzi, siamo con i nostri genitori, dobbiamo infondere a tutti ottimismo e chiedo a tutti di darmi una mano in questo, perché così la città che in ogni caso, in ogni caso, uscirà in ogni caso ce la farà, questo lo dico agli imprenditori, lo dico a quei lavoratori che non prendono lo stipendio da febbraio, a quelli che hanno subito i peggiori sbagli incredibili, se uno mi chiede com'è stata la gestione, no comment, no comment, stiamo sul pezzo, siamo soldati, ubediamo gli ordini, abbiamo rifiutato di fare ordinanze anche noi per non creare confusione. Io apprezzo molto il lavoro del nostro Presidente Luca Zaia, eh, ho sempre appoggiato comunque le disposizioni nazionali che arrivavano dal governo, siamo filogovernativi, l'abbiamo sempre detto, questo ci consente però anche di poter vedere con molta trasparenza anche eventuali errori, proprio perché non abbiamo problemi nel, 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 poter, nel poter dichiarare la nostra autonomia. Questa è una città libera e autonoma e, e libera proprio. Libera eh, nel pensiero, libera nel ragionamento, libera nella discussione e nella polemica, e proprio perché è libera e giusto anche raccontarlo. Ecco io allora finito questa piccola presentazione, mh, dico ringrazio, ringrazio di cuore tutti quelli che ci hanno aiutato, faccio gli auguri di buone feste a tutti quanti. Prima di passare a questa elegazione, dico siamo in tanti, siete in tanti, proprio eroi di questo tempo. Voglio che lo sappiate, ringraziamento. A nome di tutta la città va a quella persona umile che in questo momento ci sta ascoltando e che ha dato qualcosa, ha dato qualcosa a qualcun altro, lui sa, lui sa dove, lo sa perché. Lo sa quel bambino che mi ha mandato i soldini quel giorno in quella trasmissione perché io potessi aiutare qualcuno. Ecco, questi sono momenti epici che resteranno nella nostra storia e avremo tempo di documentare. Proprio il prossimo anno quando parleremo dei 1600 anni della città potremo raccontare quello che siamo oggi, perché noi siamo il frutto di tutti quegli anni e probabilmente anche il frutto di tanti errori. Chissà che ripartiamo anche dalle cose belle non soltanto dai dispiaceri. Probabilmente nel mio racconto, diviso per capitoli, per temi, purtroppo per forza incompleto, perché sarebbe impossibile tenervi qua 4-5 ore, che è quello che servirebbe forse per raccontare tutto, per fare un bilancio, però ecco, diciamo nel mio modo di sintetizzare... Spesso ironico, spesso scanzonato, probabilmente anche facilmente eh, strumentalizzabile eh, con ridicolo perché un sorriso, una, uno scherzo. Pensate, siamo la città del carnevale, ma non si può scherzare secondo qualcuno. E noi continueremo a scherzare, continueremo a ridere, continueremo a regalare sorrisi e a regalare entusiasmi, entusiasmi che non sono però superficiali, ma sono legati appunto a competenza e a merito, quello che io riconosco in tanti dipendenti comunali, in tanti dipendenti della città metropolitana, in tanti dipendenti delle strutture pubbliche, di proprietà pubblica e poi, scusatemi, alle imprese e ai lavoratori, tutti, tutti, perché la logica appunto del lavoro è proprio quella che ci deve, ci trenerà fuori e ci deve dare quella fiducia che ce la faremo e ce la faremo tutti insieme, non lasceremo indietro nessuno. Bene, lancio, lancio adesso il primo tema. Il primo tema è la sicurezza e, la, e il coordinamento della città. Questa è un'idea nuova di, eh, di controllo della città e per cui c'è, adesso lo vedrete, il luogo più protetto, più sicuro e più centralizzato è la smart control Roma. Poi il colpo di polizia. Qui ancora un livello di protezione ancora maggiore. Ok. Poi passa una persona alla volta in maniera tale che c'è una sicurezza. Entra soltanto chi è autorizzato. Mm. Ah, qui ci sono privati quelli che fanno il servizio eh, costante per chiamare poi le altre aziende. Di tecnologia che viene utilizzata soprattutto per una organizzazione delle città, per quanto riguarda la sicurezza in primis, ma anche i trasporti, le pulizie, la vivibilità proprio delle, delle città, una città così complicata come Venezia, che sia sull'acqua che sulla terra. Immaginate che complicazioni! Questo sistema viene messo a disposizione di tutte le altre forze organizzate le organizziamo proprio in maniera coordinata e nei prossimi anni dovremo proprio spiegarlo ai cittadini. Cominceremo dai bambini a fare delle visite guidate per dire: guardate, abbiamo intenzione di proteggervi in questo modo, di proteggere anche la natura in questo modo. Per cui, da qui, noi prima risolviamo il problema, ma nel frattempo misuriamo la capacità di efficientare poi quell'intervento, perché per noi ogni chiamata è un guasto. Controlleremo i tempi, i modi, la qualità delle, delle soluzioni del guasto, premiando, perché seguendo poi tutte le persone, tutte le fasi dell'intervento, poi su un intervento sui gas, su un cassonetto, su un problema di sicurezza, di degrado, noi sappiamo anche la qualità che il cittadino poi ci dirà dei singoli operatori che sono intervenuti e a quegli operatori andrà riconosciuto il merito. E se non sono capaci, o hanno fatto male o non sanno, ci saranno corsi di formazione per migliorare la loro prestazione. Questo è il senso di una riorganizzazione della macchina pubblica. Continuiamo a seguire il territorio. Abbiamo fatto una proposta di legge depositata ancora la scorsa legislatura. Abbiamo chiesto i poteri penali al giudice di pace fino a 10 giorni di cella. Come si fanno in tante altre parti del mondo, per reati del tipo degrado sociale, noi proponiamo di dare poteri penali al giudice di pace fino a 10 giorni di cella. Il giudice verifica che la resta non sia legittima, non sia arbitrario e condanna o assolve la persona fino a un massimo di 10 giorni. Se è un minore chiamiamo i genitori e lo riconsegniamo ai genitori. Sì, la sicurezza è uno dei temi che, che ci sta più a cuore. La sicurezza non si intende sottratto soltanto come qualcuno fa finta di non capire un controllo di polizia così fine a se stesso, ma è un controllo della città, un controllo anche dello star bene dei cittadini, perché sicurezza vuol dire, vuol dire anche decoro. Vuol dire anche eh, libertà di, potersi, di, po di poter vivere, di poter stare con la propria famiglia, serenità nelle proprie azioni. Per cui, prima di tutto, il concetto di sicurezza va spiegato bene. Non è una questione di eh, forza di polizia, militarizzazione, sindaco-sceriffo. Queste sono così, battute che raccogliamo con certo anche così, eh, divertimento, però nella realtà la sicurezza è un diritto il diritto delle persone, soprattutto delle persone più deboli, di essere sicuri a casa propria. Abbiamo proprio recentemente, in questi giorni, assistito a episodi incredibili di vandalismo nelle auto, piuttosto che di azioni dentro le case, è successo anche a Maerne, nel limitrofo qua della nostra città, e adesso dovremo allargare i nostri controlli, perché abbiamo fatto un grande lavoro su Maeste, su Marghera, dobbiamo allargare questo con la collaborazione ovviamente dei comuni vicini. Dobbiamo proteggere quei cittadini. Eh, insomma, io voglio, voglio cominciare proprio perché eh, cioè, questa è la centrale, la, la, la control room, me la sono pensata. Ci abbiamo trovato i finanziamenti, abbiamo efficientato tutto, l'abbiamo costruita, l'abbiamo realizzata e io da febbraio ci sono pure se, sepolto dentro. Eh, però, qui abbiamo le telecamere, migliaia di telecamere che guardano il territorio. Eh, in questi giorni è avvenuto anche un terremoto, in diretta eravamo qui che stavamo ragionando su altre cose. E poi abbiamo avuto la possibilità di controllare immediatamente se c'erano danni, abbiamo, credo, un'istantanea un sulle varie cose. Insomma, si è rotto un tubo dell'acqua. Siamo stati in grado immediatamente di fare arrivare eh, Veritas perché, come ente competente, ma anche le pattuglie di vigili per creare quella sicurezza alle persone che stavano operando in quel luogo perché era molto vicino alla tangenziale, alla tangenziale ovest. Io credo che. Le cose parlino molto eh, con i fatti, eh, cioè, credo sia i fatti la cosa più importante, l'abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale: siamo sempre stati coerenti con quello che dicevamo. I controlli di vicinato per noi sono una, un, un ringraziamento grande che vanno, vanno dedicate beh, a, al nostro consigliere Gavagnin, che ha, che ha seguito in prima persona questa cosa, ma poi ai tanti cittadini, ai tanti gruppi di volontari che. Che hanno scoperto in questa attività anche il senso di comunità, il senso di vicinanza dove andiamo a controllare non soltanto che la sicurezza sia garantita, ma sia anche garantita quella socialità, quella conoscenza reciproca, quel saluto che proprio in questi tempi è così bello ricevere. Insomma, tanto ci mancano gli abbracci che non possiamo dare, ma sicuramente una telefonata, una, una scusa qualsiasi per sentirsi e il controllo di vicinato ha per noi questo senso. Poi è chiaro che abbiamo organizzato questo in maniera sistematica per poter essere collegati con la smart control room e per poter inviare le pattuglie in caso di necessità. Abbiamo un sistema che oggettivamente è stato raccontato, verrà raccontato credo a livello internazionale siamo tra i primi. Lo abbiamo fatto con grande così, fantasia se vuoi eh, con grande anche utopia ma l'abbiamo realizzato e abbiamo realizzato a Marghera mentre questo, questa centrale dove sono io adesso in questo momento eh, tra le altre cose è, è stata poi sviluppata anche a Marghera con una centrale eh, cinofila di grandissima tra l'altro tecnologia dove non ci sono soltanto cani addestrati molecolari per cui non soltanto a recupero di droghe leggere ma anche non so, della cocaina per esempio che come tanti sanno è inodore io l'ho scoperto eh, mio, mio malgrado e ho scoperto che i cani hanno questa capacità un livello addestrativo incredibile ed è una delle centrali cinofile più importanti ormai che c'è in Italia qui nostra, della nostra Polizia Locale, che non finirò mai di ringraziare per la grande lungimiranza, la grande passione che hanno per il proprio lavoro, la grande, il grande rispetto dei cittadini. Tanti sono giovani, giovani che abbiamo assunto ancora gli anni precedenti, attualmente ci sono in corso le selezioni, che sono state rallentate dal Covid, le selezioni per altri 85 giovani che si stanno apprestando a essere assunti dalla nostra Polizia Locale. Abbiamo insistito perché ci sia una tutela, una sorveglianza del territorio anche nelle ore serali, nelle ore notturne. Abbiamo dovuto insistere eh, perché riteniamo che sia fondamentale la sicurezza anche in chiave di sviluppo economico e di, di commercio del territorio. E noi siamo in questo momento, eh, penso, l'unica polizia eh, locale a cui sono stati consegnati i TESER. In questo momento è avviata una sperimentazione con l'ASL. Stiamo addestrando e sperimentando gli uomini perché purtroppo ci sono dei personaggi che eh, in certe situazioni probabilmente o oh, eh, confusi dall'alcol piuttosto che dalla droga, eh, possono diventare molto pericolosi sul piano fisico anche per i nostri stessi operatori di polizia. Per cui dobbiamo tutelare la loro sicurezza e la vostra sicurezza e questo è imprescindibile. Noi continueremo a farlo, è il nostro mandato. Questo non vuol dire che poi ci sarà il capitolo del sociale e vi racconteremo tutto quello che è stato fatto da tutta la città, non dall'amministrazione o dal sindaco, da tutti noi. E questo va detto prima di tutto, grazie alle, alle, alle associazioni sportive, alle associazioni culturali, a tutti quelli che sono messi in gioco dalla protezione civile, a tutti anche gli anziani che continuano a dare il loro, il loro contributo, anziani e giovani. Per cui il sociale c'è come gamba, ma c'è anche quello del rispetto alle regole, perché le due cose vanno assieme e sono la faccia, le due facce di un'unica un medaglia. Do qualche dato: insomma, beh, su, in termini di sicurezza, durante l'anno è successo un po' di tutto, ma. Insomma, raccolgo, vi racconto, vi ricordo ecco, che abbiamo disinnescato due bombe, due bombe, una il 2 febbraio, quando non c'era ancora il Covid, abbiamo bloccato mezza città, non eravamo così abituati, adesso ormai bloccare le città sembra una cosa, quasi una, uno scherzetto. Però a quel tempo è stato un, un primo esperimento importante che poi ci è servito anche successivamente, sempre come abbiamo utilizzato quell'esperienza di fare i grandi eventi. Che dove effettivamente abbiamo, abbiamo maturato negli anni, insomma, eh, ci è servito poi per gestire i grandi eventi anche durante il covid, perché le distanze. Abbiamo un'organizzazione capace di mettere in sicurezza le persone. Queste sono esperienze che la città ha maturato, che ha maturato la sua classe dirigente, la classe dirigente del comune e delle società partecipate che lavorano su questo, ma anche dei nostri fornitori privati, da quelli che ci montano le luci, a quelli che ci sistemano i lampioni, che hanno aumentato la luce su, sui, sulle lampade, perché ci sia più luce, più visibilità a quelli che sono venuti a ricordare insomma il centenario che hanno acceso il Grande Faro, ma anche a quelli che hanno acceso gli alberi, come avete visto in via Cappuccina, piuttosto che a Marghera, per collegare idealmente questi due centri, il centro di Mestre e il centro di Marghera. Cioè, anche questo è sicurezza. Cioè, attorno allo scherzo, attorno alla gioia del Natale, delle luci che abbiamo eh, cominciato a installare il 26 di novembre, perché volevamo allungare ovviamente il periodo commerciale per dare un po' di respiro ai negozi, ma anche per dare. La possibilità ai nostri cittadini e a quelli che, quando dico nostri cittadini, immagino sempre un'area grande, di poter fare le compere, di poter andare a fare un regalo, uscire di casa, magari un'ora dopo questo po' di paure che, ci stiamo, che stiamo vivendo, un po' in serenità, perché un po' di luce, un po' di festa, accettando e accendendo alberi e Luci, per quello che erano le nostre possibilità, evidentemente, in tutte le città di Venezia, per cui Zelarino, Chirignago, Gazzara, eh, Favore e quant'altro, insomma, malcontenta, abbiamo acceso dappertutto dove abbiamo potuto, eh, nelle isole, nei, nei luoghi. Io so quanto la gente di Pellestrina è stata felice dell'albero, delle luci, cioè quello che abbiamo potuto fare, avremmo sbagliato, il prossimo anno faremo ancora più bello, però, questo è per consentire alle famiglie di avere un momento di tranquillità. È chiaro che va presidiato poi anche con le forze dell'ordine. Le persone devono potersi muovere in libertà, eh, ovviamente insomma, faremo di tutto perché ci sia questa grande comunità sicura. E, e, e oltre alla Cinofila abbiamo anche un, un ufficio che abbiamo specializzato molto, che tutti ci riconoscono, che è una, un ufficio mh, che è, che è insomma, legato all'anagrafe del nostro comune, che è un'anticontraffazione, cioè noi riusciamo con una, un sistema avanzato di controllo documentale. E siamo diventati un'eccellenza contro la falsificazione dei documenti di, di, di identità. È una specialità che, che si è maturata negli anni eh, dentro il corpo di polizia locale che io ho ritenuto giusto valorizzare e voglio ringraziarli pubblicamente. Abbiamo fatto dei colpi importanti. L'ultimo è stata una donna, una donna ucraina che faceva finta di essere rumena, insomma. è stata arrestata ovviamente, ma eh, non posso raccontare la serie di operazioni in corso che poi sono, sono valse il titolo di centro importante per questa, per questa un'eccellenza che abbiamo come per esempio racconto l'operazione banchina pulita dove la polizia locale ha sequestrato 2,1 kg di eroina cioè una roba mh, che farebbe i titoli su tutti i giornali tutta lo, gestita tra di noi devo dire che insomma voglio ringraziare su questo il, il signor prefetto che sapete è stato anche commissario del comune per cui forse mi capisce bene quello che ho trovato, voglio ringraziarlo di cuore Vittorio Zappalorto, un, un professionista che mi aiuta, è il coordinatore ovviamente di tutta la sicurezza, per cui a partire dal questore al comandante dei carabinieri, eh, a seguire la, appunto, la, la, la guardia di finanza, ognuno per le proprie competenze, ma anche la, cioè, la, la capitana di porto da ringraziare, piuttosto che tutta una serie di altre forze, compresa la protezione civile, che vengono coordinate in prefettura, e assieme facciamo appunto una serie di comitati di sicurezza che spesso eh, insomma, sono o legati all'antiterrorismo. Oggi il tema è sempre stato il Covid, spesso piuttosto che il Mose o altre situazioni di questo tipo. Però con questa grande concordia istituzionale che voglio raccontare, perché è così, è prima di tutto personale, persone che rispetto, stimo, eh, devo dire che questo stesso grande rapporto ce l'abbiamo anche. Con il tribunale, col Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte d'Appello che ringrazio, saluto per tutto il lavoro fatto in questi anni, non solo quest'anno, in tutti questi anni. E poi voglio ricordare la Procura della Repubblica, il capo della Procura, il dottor Kerchi. E insomma, persone che lavorano tutti i giorni, lavoriamo, ognuno ovviamente con la totale indipendenza, con la totale autonomia, questo mi, mi pare evidente. Però voglio dirle ai cittadini: c'è molta competenza in questa città e spesso forse. Non veniamo raccontati, non vengono raccontati, ma parliamo delle altre istituzioni forse col, col grado di giusto orgoglio che ci, che ci meritano, perché questa è una città che ha tenuto veramente botta, come si dice, a uno dei colpi più grandi della sua storia. Pensate a che cosa è stata la, la, la crisi che ci ha colpito sotto il profilo sì, pandemico poi è diventato economico, tutta la filiera turistica, eh, costi incredibili, non vi dico le nostre società di trasporti, insomma, ne, ne parleremo magari nelle prossime puntate, però sicuramente abbiamo ottenuto in termini di, di testa, abbiamo, devo ringraziare anche quei rappresentanti de, de, delle imprese, quei, quei lavoratori che hanno protestato in maniera dignitosa ricordando come hanno sbagliato, purtroppo sono stati sbagliati perfino i codici a teco, sono stati inseriti prima, ristorni, erano ristori, non si capiva più niente, cioè ci sono persone comunque che, che hanno preso quasi nulla, in Germania arrivavano il tre quarti, cioè il 75% dei fatturati dell'anno precedente, cioè veramente ci sentiamo cenerentola, però questa questa comunità ha retto sotto il profilo psicologico, dobbiamo tenere duro altri due o tre mesi, non dobbiamo farci prendere da, da loro sconforto in qualche modo o peggio ancora dalla rabbia, dobbiamo riuscire a essere filogovernativi, riuscire a dire le cose nei luoghi istituzionali e credere che si uscirà dal tunnel, ecco questo è il messaggio che diamo tutti come forze dell'ordine. Finisco, sulla, visto che è l'argomento sicurezza per, da, con, de, con dei dati insomma, che vi danno un po' il testo di un lavoro immane che è stato fatto nel silenzio, che sembra quasi che ci siamo occupati soltanto di Covid perché questo si vedeva tutto il giorno in televisione e in telegiornali, nella realtà abbiamo noi arrestato durante quest'anno 66 persone, parlo dei dati solo della Polizia Locale, poi su questo va aggiunto ovviamente il lavoro delle altre, degli altri corpi militari, abbiamo arrestato 66 persone a vario titolo per vari reati. Abbiamo recuperato eh, 16, 16, scusate, 16, 16 kg di sostanze stupefacenti, recuperato e sequestrato ovviamente, di circa 30.000 dosi. Pensate, lo dico ai ragazzi, stiamo attenti perché la droga è una brutta bestia, è una brutta bestia in mezzo a noi. Eh, 248 sequestri e rinvenimenti, 113 spacciatori colti in fragranza di reato e catturati. 113 spacciatori, eh, 74 denunciati a piede libero, 37 tratti in arresto, 2 custodi cautelari. 128 consumatori di sostanze segnalati alla Procura, eh, soggetti sanzionati. 83 per fatti di droga e, e poi il regolamento della, della Polizia Urbana. Su questo per far, darvi un dato che vi dà l'idea, abbiamo. Voi sapete che abbiamo applicato molto il DASP urbano, noi. Ne abbiamo dati 408 quest'anno, DASP urbani. Eh, polizia scientifica, nel reparto... Polizia, parliamo sempre di Polizia Locale di Venezia. Abbiamo un reparto di Polizia Scientifica, appunto. 796 accertamenti tecnici di laboratorio, analisi documentali, per capire se erano documenti veri. 796. 77 documenti dichiarati in stato di contraffazione, per dire il livello di tenuta che dobbiamo avere e dovremmo allargare probabilmente anche in altri, in altri ambiti. 52 accertamenti tecnico-investigativi su tabulati telefonici, facciamo ricerche anche in tutta Europa, poi seguendo i numeri che tracciamo qui eh, nelle, nostre, nelle nostre analisi. 322 acquisizioni di dati in processo di compagnie telefoniche, qui andiamo a verificare, oltre 7 milioni e mezzo di record telefonici elaborati. Prostituzione, 101 verbali a clienti di prostitute. Covid, 689 violazioni. Incidenti stradali, 781 incidenti rilevati, di cui 8 incidenti mortali, 412 incidenti conferiti. Incidenti nautici, 15 incidenti nautici, di cui 3 conferiti. Ecco, io mi fermo per far capire che razza di mole di lavoro ci sia. Ecco perché va ringraziata la nostra Polizia Locale, ma anche tutte le strutture che collaborano. Ormai abbiamo costruito un'idea di collaborazione tra, trasversale tra le forze e vogliamo, con alcuni comuni abbiamo cominciato una grande collaborazione sul territorio metropolitano. Con l'esperienza che abbiamo acquisito qua, vogliamo portare la sicurezza nelle case di tutti. Io mi fermerei qua con questa, con questa puntata, direi che sia il caso di lanciare invece, ed ecco che sto per arrivare. Lancerei invece il secondo, il secondo, ah, lanciamo, lo dico meglio, lanciamo il, il tema adesso invece Acqua Granda e facciamo partire il video di Conte, del ministro del primo ministro Conte a Pellestrina. Eccolo. Ah. Ah. Ringrazio il governo, il sindaco. Se sì, è stato presente e comunque non sì, si continuerà a esserci. E eh, lo gettiamo e eh. te lo faccio vedere. Soprattutto questi di Ma ditevi un po', voi le case tutte a posto? Sì, 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 sì. Siete stati colpiti? Sì, 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 siamo stati colpiti qua, quasi tutti. Io volevo sapere come sto sì, sono stati questi soldi. Sono arrivati. No, no, sì, sì, sì. Ci siamo siamo ancora 200. C'è ancora gente che deve magari... Si si quella... stanno tirando i soldi. Tanto che lo stanno stato c'è stato. andiamo a vedere. Tutto bene, eh, questo? Io sono il nonno. La prima volta. Siete contenti? Sì. La nonna. Io ero venuto qui che tutte queste case erano tutte allagate. I, così. i lavori li avete fatti? sì sì dai già. Ho fatto un po' di lavori eh sì eh, sì ci hanno eh, sì. anche rimborsato bello sì, sì, mai... sì, eh sì ricordo io mi ricordo che sono venuto sì c'era mio fratello sono vite serie che fanno dei lavori stupendi bravi grazie Buongiorno, buongiorno. È avuto tutto? Eh, si, ma l'abbiamo già sistemato. Eh, però, come vede, con i vostri fondi abbiamo risolto: c'è ancora qualcosa, c'è ancora, ancora qualcosina. Avete detto eh, che avete promesso. Sono in mezz'ora e Grazie. Ecco, quello che abbiamo visto è un bel esempio di collaborazione istituzionale. Mi fa proprio piacere raccontarlo perché dopo l'Acqua Granda c'è stata veramente una, una grande gara di solidarietà da parte veramente di tutti. Qui in, qui in città sono venuti i maggiori, i maggiori segretari delle forze politiche, i ministri più importanti e soprattutto è venuto il primo ministro che poi è quello che di fatto aveva in mano e ha in mano il pallino della protezione civile che è diretta in maniera veramente egregia dalla, dal dottor Angelo Bolelli, che ringrazio lui e tutta la sua squadra come faccio praticamente da sempre. E abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto vedere quello che era successo, sono arrivati qua a maggioranza opposizione, ci siamo prestati in maniera veramente trasparente a tutti, abbiamo ringraziato tutti di essere qui perché capiamo che poi ci sono sempre tanti problemi perché ognuno vede i suoi come i più grandi, ma poi... E poi in effetti siamo riusciti ad avere questa collaborazione, dicevo, con la presenza del Consiglio dei Ministri attraverso la Protezione Civile. Devo dire che, e voglio ringraziare ancora una volta il Presidente Luca Zaia per avermi indicato, come, come io avevo richiesto peraltro, di essere nominato commissario per, per l'acqua grande qua a Venezia. E così abbiamo inventato un metodo, tutto in trasparenza, tutto tracciato. Tra l'altro abbiamo fatto una, immediatamente una convenzione, io stato nominato commissario con la, la Guardia di Finanza, proprio perché il corpo facesse anche le opportune verifiche poi sull'operato, su quelle che hanno la contabilizzazione dei, dei danni, eccetera. Devo dire che fino ad ora mi sembra che sia andato veramente tutto, tutto liscio. E, insomma, per darvi un dato significativo, alla fine a oggi abbiamo rimborsato praticamente quasi tutti quelli della lettera C, oltre a aver fatto... I lavori che tutti ben conoscete, insomma, di ripristino della funzionalità della città in lettera A e B, che insomma erano, sono dati tecnici, ma che hanno consentito alle nostre imprese, ai nostri diciamo, soggetti attuatori, si chiamano in chiave normativo, Veritas, CTV e quant'altri abbiamo nominato, di costruire i lavori proprio per ripristinare immediatamente la funzionalità della città. Avevamo quasi finito a febbraio, quando siamo andati in lockdown col, col, col Covid. Non abbiamo però terminato invece i rimborsi. I rimborsi sono quasi finiti, ecco, è stata data l'ultima proroga appunto dal 31 dicembre che c'è la scadenza al 29 gennaio per poter presentare ultime fatture alla lettera C e le perizie asseverate alla lettera E. Abbiamo concesso ancora un ultimo spazietto di tempo a chi aveva sbagliato qualcosina e c'è cioè da voi per riuscire ad accontentare tutti nelle lettere fino alle nostre. E poi la lettera E è un tema diverso dovrà essere affrontato al Consiglio dei Ministri e lì non so dare delle informazioni, non sono date a me sono, sono tempi probabilmente molto più lunghi, ma l'avevo detto fin dall'inizio. Mentre per quello che ci ha compete direi che i lavori sono in corso, quelli che non sono stati finiti, tanti sono stati anche finiti, quelli pubblici, e poi i privati hanno ricevuto in, to in totale 2156 risposte eh, positive di rimborso per oltre 5,4 milioni di euro e poi 2910 attività. Eh, sociali, di culto economiche e produttive per quasi 24 milioni sono 5066 soggetti per un complessivo di quasi 30 milioni di euro di risarcimento nell'arco di qualche mese questo insomma mi, mi fa dire che il sistema che tra l'altro la protezione civile stessa ci ha, ci ha apprezzato è un sistema che utilizza appunto tutto quanto la rete, tutto quanto il sistema informatico penso verrà utilizzato anche in altri casi di cataclismi per dare immediatezza ai ristorni e ristori alle persone che sono state danneggiate. Lo dico perché ci hanno lavorato tantissimi funzionari del comune, tantissimi funzionari pubblici, persone veramente che hanno lavorato molto più di quello che dovevano. Ed ecco, io li ringrazio di cuore perché è l'esempio di un rapporto corretto. E quel servizio che avete visto, abbiamo mandato volentieri, dove il primo ministro è venuto a verificare a Pellestrina se i lavori erano fatti ha trovato coerenza e ha trovato soddisfazione da parte dei cittadini, di voi cittadini che l'avete ringraziato perché in effetti il sistema ha funzionato. Ecco, forse è tutto quello che non ha funzionato invece sull'agenzia sull per la laguna. Sono anni che chiedevamo di partecipare alla gestione delle acque, sono anni che sentivamo dire da alcuni parlamentari del PD eh, a gran voce, ancora al tempo della legge del Rio, che i poteri dovevano essere dati alla città metropolitana, probabilmente quando comandavano loro, adesso sono passati a Roma e sono cambiate, sono cambiate le convinzioni. In pratica a Ferragosto è successa una cosa di una gravità incredibile nel rispetto dei cittadini. <ride> Guardate, io personalmente, non le faccio una questione personale, è il rispetto dei cittadini che rappresento che è stata veramente inficiata. Cioè il governo ha inserito, Evidentemente qualche parlamentare si è anche vantato di questo, incredibile, parlamentare locale, votato da, 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 da alcuni di voi, ovviamente, certamente per fare bene. e Hanno inserito nel provvedimento del Covid di emergenza che è stato fatto correttamente ad agosto, insomma, con tutte le anche le velocità, poi il voto di fiducia che è passato in Parlamento. Ci hanno inserito la Costituzione dell'Agenzia per Venezia. Ditemi cosa c'entra col Covid nazionale, l'emergenza nazionale. Ci hanno inserito quella nascita dell'agenzia che di per sé non avrebbe niente di particolare, perché come, come struttura è giusto che ci sia una struttura tecnica che gestisca le acque, il Mose e quant'altro. Solo che è diventata l'ennesima cosa in più, cioè non si è persa l'occasione di unificare invece in maniera di coordinare tutte le varie autorità, eh, ma soprattutto è stata esclusa il Comune e la Regione. Sì, hanno dato un membro tecnico dentro un comitato insomma, dove... Non c'è nessun tipo di capacità organizzativa, tantomeno di responsabilità politica di nessun genere. Praticamente sono stati offesi i cittadini, tutti, chi mi ha votato ma anche chi non mi ha votato. E di questo queste persone non possono vantarsene, non possono pensare che sia finita qua. L'abbiamo sottolineato l'altro giorno che c'era il comitatone, abbiamo scritto tutto quello che pensiamo quello che deve essere fatto, abbiamo chiesto conto, abbiamo chiesto conto di tutto quello che è stato fatto in questi anni, ma soprattutto di essere coinvolti. Non molleremo mai, lo dico a voi, eh, vi sento vicini in questa che per noi non è una battaglia di, di principi così astratti, ma è un'idea vera di, di autonomia quell'autonomia che non chiede delle risorse in più, perché i costi al Mose è evidente che deve pagare il governo, e i soldi del governo sono i soldi nostri, cioè è un'opera statale come tante altre straordinarie che ci sono in Italia, in questo caso riguarda la laguna di Venezia e Venezia stessa patrimonio dell'umanità, per cui credo sia un grande valore che il governo italiano, lo Stato italiano debba difendere, mi pare dire una cosa sensata come lo è Pompei, come altre zone, solo che Venezia è viva, di cittadini che vivono sull'acqua e hanno bisogno di essere interessati. Dobbiamo coinvolgerci, dobbiamo sapere, dobbiamo fare in modo che il Mose non, è, non faccia entrare in contrasto gli interessi e i, i diritti sacrosanti delle persone che abitano in centro storico, nel centro storico, nelle zone, anche nelle isole che vengono allagate con l'acqua alta. Con gli interessi che sono legati ai lavoratori e alle imprese del porto, perché il porto è la vita di questa città. Una città di Venezia non può restare senza un porto, lo capisce chiunque: che se tocchiamo il mare dobbiamo andare in barca. Ed sono le barche, quelle poi più grandi si chiamano navi, e sono le navi che portano i nostri manufatti, quelli che il nostro territorio produce. Per cui il porto è integrato fortemente con tutta la pianura padana. Il nostro porto è strategicamente importante perché abbiamo le aree di retroporto, cioè non abbiamo soltanto la capacità di caricare e scaricare le navi, che è molto importante, ma abbiamo anche la capacità di poter fare le seconde lavorazioni. Il futuro delle imprese saranno multilocalizzate, perché è probabile che le produzioni non avverranno in un unico territorio, ma potrebbero essere anche costruite diverse fasi di lavorazioni e tant'è che il nostro obiettivo è il rilancio di Porto Marghera. In tutto questo questa agenzia c'è stata scippata la possibilità al sindaco, al rappresentante dei cittadini, quello che i cittadini voteranno. Cioè, domani c'è un dopo Brugnaro, che sarà un ragazzo giovane che magari ci sta guardando dietro, dietro la telecamera. Sarà qualcun altro perché il mondo va avanti. Ecco, questo, questa poca lungimiranza ci dispiace, ci dispiace veramente, ma questo non vuol dire che molleremo, continueremo a difendere i nostri interessi, gli interessi dei nostri cittadini, perché come diceva eh, il Presidente del Senato. Elisabetta Casellati, noi ci inginocchiamo soltanto quando preghiamo. <ride> oggi sono giorni, questa, oggi è dell'anno, una giornata di festa, siamo a casa con i bambini, ma a loro diciamo, noi teniamo la scheda dritta e continueremo a lavorare perché, perché questa coesione non, non venga meno. Per cui insomma continuo a essere speranzoso, fiducioso, continueremo a far pressione senza fare fallo. Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, esprimiamo le nostre idee e credo che abbiamo. Eh, ragione di poter esprimere la nostra preoccupazione perché vediamo veramente troppe, troppe istituzioni in parlare di Venezia e ragionare su Venezia e comandare Venezia. C'è di tutto, Ministero della Cultura, che poi è introdotto nella sovrintendenza, che alla fine non è, certo, non è certo collegata col sindaco, tantomeno con la gestione dei cittadini la capitale di Porto che con la sicurezza del mare e con tutte le sue cose risponde al Ministero, eh, c'è l'autorità portuale che anche questa risponde al Ministero sempre comunque a Roma, ma, cioè, fa parte questa del gioco, adesso c'è la nuova autorità eh, della laguna, eh, c'è anche il commissario del, del consorzio, persona tra l'altro che, che stimo, che conosco, che, che apprezzo, ma comunque di nomina in ogni caso governativa, eh, ci sono le autorità eh, sempre pubbliche legate al di Torato, che non sparisce ma eh, va sulla terraferma, considerate che la laguna e i fiumi e i canali sono molto interconnessi lì. Siamo riusciti a separare una volta c'era il magistrato le acque che pensava a tutte le acque della laguna. Cioè, io credo insomma che siamo riusciti a fare una bella confusione: non è l'unica, eh, non è la, probabilmente la più grave a livello nazionale. Avremo tempo di raccontare come è stata gestita questa. Questa epidemia, io so che da noi non è arrivata una mascherina, ce la siamo andati a comprare quei soldi dei nostri cittadini in Cina. Non molleremo e non ci dimenticheremo. Diciamo che l'inizio dell'anno è bello tonico, non ci mancherà, non ci mancherà la, la voglia di partecipare. E come abbiamo fatto in campionato, come abbiamo fatto, abbiamo dimostrato di saper fare. Alla fine vinceremo perché vinceremo per i cittadini, vinceremo per quei bambini, quei giovani che mi stanno guardando e che credo abbiano fiducia, quelli che magari mi salutano quando sto passando in macchina. Ecco, vi saluto tutti, vi ringrazio, vi scuso se non ho, se non ho risposto a tante vostre mail, messaggi di auguri. Di questo. Lo faccio adesso, lo faccio pubblicamente, lo faccio da, su un tema che può sembrare lontano dalla vita di tutti i giorni, invece è veramente molto vicino perché testimonia rispetto o meno che lo Stato ha verso Venezia, il governo ha verso Venezia. Però come il sindaco non è, non è infinito, neanche, neanche questo governo lo è. Chissà, chissà col nuovo anno che porti qualche notizia positiva. Intanto ecco su questo tema io mi fermerei, mi fermerei sempre con, con un sorriso positivo, ecco, non, non mi faccio abbattere certamente. Ecco, passerei dall'idea dall dell'acqua grande, appunto... Entrerei nel tema che mi sembra evidente, il Mose. Il Mose, i nomose e quelli che non ci sono più, il Mose che funziona, da quando sono piccolo difendo l'opera di ingegneria. Poi sulle ruberie, per fortuna c'è la Procura, per fortuna ci sono i tribunali, ci sono altre sedi, non mi competono e so stare al posto mio. Quello che è certo è che vogliamo che venga fatta giustizia e giustizia, io credo che alla fine lenta o veloce che sia, verrà fatta. Quello che a noi interessa è che oggi il MOSE funziona, è una grande opera di ingegneria e vogliamo capire che lo gestisce. Vediamo il MOSE. 10, MOSE è sollevato, possiamo vedere che la marea, la, la, in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre due ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento fino a mezzogiorno dove tirare il vento di Scirocco. Però la differenza è evidente, il MOSE è stabile, eh, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento, per il momento siamo soddisfatti. Noi cruciamo le dita. Buon ancora. test e veramente una buona serie di dati utili per la me messa a punto definitiva. Un tema che tanto ci ha appassionato, ci appassiona ormai da molti anni, è il tema collegato col Mose. Il Mose è il sistema della difesa della, delle acque alte, ma il Mose richiama anche tutti i temi della laguna, richiama i temi di, del porto, della salvaguardia della città, del centro storico, appunto dalle, dalle acque alte, ma riguarda più in generale tutto il sistema della salvaguardia e della, dell'unione dell'acqua che appunto, su cui Venezia vive, ma anche che, che, che lambisce tutto il territorio della, della laguna e di tutti quanti i comuni e di quello che l'UNESCO chiama buffer zone, per cui di tutta la zona che poi deve essere messa a tutela per difendere appunto la, la storia e il futuro soprattutto della città di Venezia, quella, quella che io immagino grande, metropolitana, che ci coinvolge tutti, nel bene e nel male. Ovviamente eh, il MOSE... Sul Mose si potrebbe veramente dire di tutto, ma essenzialmente noi ci siamo concentrati su quella che è la parte ingegneristica. Io ho sempre difeso proprio quella parte. Io ero bambino quando si è deciso di fare il Mose, però eh, per cui è successo: quel che è successo sarà la magistratura, la storia a discutere come è andata, insomma. Sappiamo che è un'opera che è sempre stata gestita dallo Stato, questo è certo. Eh, però l'opera ingegneristica in sé eh, ha qualcosa di, insomma, di oggettivamente straordinario e di enormemente innovativo. Non è un ponte che ha una storia tecnico costruttiva ingegneristica assolutamente consolidata. Pensate, i ponti si facevano dal tempo dei Romani, no? per cui con tutta uh, una anche esperienza gigantesca. Questo è un sistema che prende avvio, cioè è stato uh, pensato così a quel tempo, tanti tanti anni fa, decine d'anni fa, perché per un'idea anche ambientalista e paesaggistica della difesa della città si è pensato che non si dovesse vedere nulla. Ecco perché non si è fatto la scelta dell'Olanda, de, de, delle porte apribili, eccetera. Cioè si è scelto di fare delle, dei, dei cassoni. Che praticamente si riempiono d'aria, appoggiati sul fondo, che poi si riempiono d'aria e emergono attaccati con delle cerniere sul fondo, un'opera di una complessità incredibile, che io ho sempre immaginato essere: eh, come posso dire, un grande simbolo di, eh, di resilienza eh, e anche di innovazione appunto tecnologica. Il MOSE eh, abbiamo dimostrato che, 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 che funziona, dopo l'acqua granda che è successa, una distruzione incredibile di novembre dell'anno scorso, eh, devo dire che con, con l'aiuto di tanti cittadini, di tante persone che insomma, hanno veramente toccato con mano quasi il fondo del barile, perché a quel punto là, insomma, di più, eh, ci siamo veramente ribellati tutti quanti, Abbiamo invitato le istituzioni a venire a Venezia, sono venuti tutti, abbiamo ringraziato di questo e così via. però nel frattempo abbiamo sollecitato, diciamo così, in maniera eh, così elegante, perché insomma siamo anche a fine anno e all'inizio dell'anno siamo buoni. E le, a, diciamo che la, la una prima prova a Malamocco a fine del dicembre del 2019 e poi un'altra a gennaio, dove sono stato presente insieme a tutti i tecnici, gli ingegneri. I commissari del MOSE a quel tempo, il provveditore alle opere pubbliche, la dottoressa Cinzia Zincone, c'era già in aria questa idea del commissario che poi è diventata Elisabetta Spitz. Ecco, tutto questo è stata una grande sollecitazione per accelerare i lavori. Sono state fatte le prime prove singolarmente nelle varie bocche di Porto all'inizio dell'anno. Poi a febbraio è arrivato il Covid, nel frattempo avevamo fatto due cabine di regia col prefetto per raccontare le cose alla gente. Abbiamo fatto un grosso lavoro di. Diciamo, <coughs> di pressione, senza fare fallo, lo Stato ha cominciato a, a, insomma, a dare dei segnali di vita, si è mosso e eh, devo dire anche insomma, per raccogliere e, e raccontare l'entusiasmo di quei lavoratori che per tanti anni sono stati denigrati solo perché lavoravano al Mose o le imprese che hanno lavorato eccetera. Eh, dico, al netto di tutte le malefatte che altri invece di cui eh, risponderanno, ma per quanto riguarda l'opera ci sono tantissime persone che vanno ringraziate eh, e credo che sia giusto farlo e riconoscere eh, che chi diceva no Mose, no Mose, no Mose eh, stava raccontando anche sinceramente le, le proprie angosce, le proprie paure che sono legittime ma che insomma non possono bloccare il paese. Ecco il Mose è la risposta positiva a quello che deve essere il contrasto agli effetti climatici. Adesso il MOSE non è finito, noi abbiamo pressato perché comunque venisse messo in funzione anche se eh, il cantiere è ancora aperto, eh, là eh, in questo caso il commissario Elisabetta Spitz eh, ha dato corso a queste nostre richieste e ha messo in funzione diciamo, il MOSE di fatto operativamente da ottobre. È stata fatta questa grande inaugurazione dove è venuto il primo ministro, il ministro dei trasporti e dei lavori pubblici a presentarsi, a vedere eccetera, questa cosa, giustamente una cerimonia di cui tutti è giusto che andiamo fieri, perché è un biglietto da visita che dobbiamo raccontare nel mondo per le capacità che quelle imprese, quei lavoratori, quegli ingegneri sono riusciti a dimostrare. Non basta, va finito, ci sono una, una serie di, insomma, abbiamo, sappiamo, di, di, di cose che non sono concluse, le bocche di porto che, non, eh, che sono rotte, le porte, alcune situazioni che sono finite, gli impianti che devono essere conclusi, c'è un grande fermento, gli sistemi di comunicazione per le aperture ehm, e poi tutto un sistema di allerta e di, sistema di informazione e di decisione su, su come aprirlo. In tutto questo <coughs> rapporto di collaborazione, di voglia di finire, dobbiamo eh, segnalare che il MOSE... Eh, non incide soltanto sulle acque alte di Venezia, ma anche evidentemente sulla vita del porto di Marghera, del porto di Chioggia e dei pescatori di Pellestrina di Chioggia che devono uscire in mare e rientrare dal mare in laguna. E, e per cui la vita della città è quella di, di, no, di, 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 di stare sull'acqua. Tutto questo noi abbiamo sempre detto e segnaliamo che deve essere fatto di, di comune accordo. Ecco, una cosa che abbiamo denunciato, racconto quello che sia successo nell'anno, cerco di, di, di essere il più sintetico possibile, anche se evidentemente i temi sono tantissimi, quello che dobbiamo evitare è che gli interessi del porto, che noi pensiamo sia la vita stessa della città, non entrino in contrasto con gli interessi invece della, della città, da difendere il centro storico ma anche le isole e tutti i luoghi dove le persone abitano. Questi due interessi prioritari non devono entrare in contrasto. Come si fa? Si fa con la concordia, si fa con la coordinazione, si fa con col buonsenso, si fa con la voglia di risolvere i problemi appunto piuttosto che eh, abbattersi di fronte alle difficoltà e questo stiamo facendo e questa è la strada e per questo voglio ringraziare tutte le persone che sono coinvolte. L'unica nota che ci ha un po' eh, amareggiato, si dice così a fine anno, all'inizio dell'anno, un po' amareggiato, è stato questo intervento, che poi è stato rivendicato, per cui non sto accusando nessuno, da alcuni parlamentari eh, purtroppo eletti qua a Venezia, che rivendicano questa azione, praticamente ad agosto, quando nel mezzo della crisi del Covid il governo giustamente ha dovuto proporre l'ennesimo decreto d'urgenza per finanziare la cassa integrazione, una serie di manovre, eccetera, eccetera, per confrontare, eh, fronteggiare il covid, l'emergenza sanitaria, è stato inserito da questi parlamentari eh, è stato inserito una manovra eh, sulla nascita dell'agenzia per la laguna. Una cosa, un testo assolutamente a noi sconosciuto, non, aveva mai, non ci hanno mai fatto né, né, né un avviso, niente, non ci hanno chiesto nulla, è stato inserito come un panino in un decreto di emergenza eh, dell'epidemia. Questo a Ferragosto, tra l'altro in piena campagna elettorale che nel frattempo vi ricordate poi siamo andati a votare a settembre, per cui hanno presentato al governo, il governo ha presentato questa, questa agenzia e che è, che è stata di fatto un'idea un che, 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 che nessuno aveva mai avanzato in questi termini, dove eh, sia il sindaco della città eh, sia il Presidente della Regione vengono di fatto completamente esonerati, insomma, bypassati nella nomina del presidente di questa agenzia e di, di quelli che sono i termini caldi di, della, della, poi della gestione e del coordinamento di tutte queste cose. L'agenzia dovrà occuparsi di tutta la laguna di Venezia e del Mose, della gestione del Mose, ma di tutto un po' quello che sarà l'attività. Chiaramente noi siamo stati contrarissimi, l'ho dichiarato anche nell'ultimo comitatone, riteniamo che la città sia stata in qualche modo offesa. Il Parlamento dopo ha dovuto porre la fiducia su questa questione perché c'era appunto tutta la manovra, era di fatto una manovra sul Covid. Per cui, io devo raccontare una cosa che passerà alla storia. E mi dispiace che avrà il nome di, di tale Andrea Martella, che è il parlamentare che poi più si è reso protagonista di questo, poi, forte anche di una delega, mi pare, al, ai giornali, alle, alle comunicazioni, è riuscito a apparire sempre lui, a raccontare sempre la sua verità, praticamente in tutte le televisioni, in tutti i giornali. Nella realtà. Io molto modestamente dico che sono il rappresentante dei cittadini, sono stato effettivamente eh, messo da parte su questa decisione. Considerate che la stesso, lo stesso persona eh, quando comandava qui a Venezia col suo partito democratico poi invece voleva che i poteri fossero alla città. Per cui insomma, è ben strana questa idea della, del federalismo, dello, quando guadagni se ci sei tu allora va bene, se non ci sei ti porti via il pallone. E non vuoi più giocare la partita. Credo che i cittadini su questo insomma, eh, non, non, non molleranno, non potranno accettare una simile, una simile offesa. Questo purtroppo è stata la cosa diciamo, più grave dell'anno, ma come sempre è stata una manina, questa sì, una manona, addirittura con nome e cognome e con tutto un gruppo dirigente che ha avallato questa decisione. Poi in chiave locale magari gli stessi. Magari iscritti a questo, insomma, i soliti, noti più che altro, che fanno carrierismo politico, cioè entrano prima come consiglieri, magari in municipalità, poi vanno consiglieri in comune, poi si propongono alle elezioni e hanno già un percorso per diventare parlamentari, praticamente, c'è cioè, della gente che vive di politica e raccontano ogni volta nelle fasi della vita cose diverse. Spesso, addirittura, io devo denunciare questo perché politicamente. È stata veramente una brutta pagina che resterà nella storia. Insomma. E noi cercheremo di correggere con il nostro impegno, con il nostro entusiasmo, comunque con la nostra propositività. Però dico ai cittadini, ecco, sappiate che queste sono persone che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, dicono una cosa in locale, poi al nazionale fanno il contrario. eccetera. Questo, questo va dichiarato e va denunciato, anche se eh, mi piacerebbe dare solo belle notizie, ma non ci sono solo queste. Sto facendo una battaglia forte, abbiamo chiesto al Consiglio Comunale. Eh, quest'anno abbiamo avuto una mozione di tutto il Consiglio Comunale per chiedere il rifinanziamento della legge speciale per Venezia. Sono 150 milioni all'anno per dieci anni che servono a salvare proprio i palazzi, a costruire le fognature, dichiaro che in questa città, l'ho detto più volte, in questa città non esistono le fognature, cioè, per cui evidentemente gli scarichi vanno in laguna con, con, gravi, con gravi conseguenze dal punto di vista anche ambientale. Per cui per costruire queste cose, che non ci sono mai state in 40 anni, perché questa legge speciale, che una volta era finanziata quando è stata la prima disgrazia dell'acqua grande, poi non è più stata, piano piano si è, si è abbandonata, abbiamo chiesto di rifinanziarla. Abbiamo fatto questa proposta in comitatone poco prima di Natale, il 21 dicembre, è stata messa agli atti, il governo ha aggiunto 40 milioni solo per quest'anno. Eh, per cui una manovra assolutamente insufficiente, tra l'altro ha promesso di metterli, non ha mantenuto la promessa dell'anno scorso di darci 60 milioni al Comune di Venezia e ai comuni del, eh, di tutta la gronda lagunaria, proprio per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, come dice la legge speciale. Per cui, ancora una volta, tradendo l'idea della legge speciale, per cui, non c'è dubbio che su questo il Governo ha mentito e speriamo non voglia continuare a mentire nei prossimi anni. Certamente la città la stiamo salvando noi, lo dico anche ai bambini, preparatevi, studiate, eh, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, dei vostri sorrisi, <coughs> delle vostre capacità, ma anche della vostra determinazione. Dobbiamo, eh, Se vogliamo fare un lavoro sul disinquinamento, se vogliamo fare un lavoro per l'ambiente, ecco, non ascoltate i profeti di sventura, quelli che sbandierano la loro bontà, tirano fuori i manifesti, sono capaci di fare sempre questa specie di proteste grandi, veramente ben organizzate devo dire, ma che poi hanno veramente alla base un'idea della natura che è assolutamente, assolutamente incompatibile con una, qualsiasi eh, idea di difesa vera, cioè l'idea di lasciare tutto com'è non è l'idea di difendere la natura, è l'idea invece del degrado che, che, che questa si porta dietro un'idea del genere. Per cui l'idea del no a tutto, l'idea del eh, non scavare i canali quasi che sia una cosa che crea inquinamento, considerate che la storia di Venezia assolutamente è sempre stata quella di tenere in manutenzione, <coughs> tenere, scavare i canali, addirittura hanno deviato dei fiumi che andavano in laguna. Lo dice la storia, lo dicono i nostri libri, noi eh, dobbiamo difendere questo, dobbiamo attivarci perché appunto, costruire il Mose e saperlo gestire bene. In questo caso dovremo illuminare eh, e creare le condizioni di passaggio delle navi eh, commerciali del porto anche di notte, per cui il canale dei petroli è già illuminato, dobbiamo riuscire a illuminare anche gli altri canali, dobbiamo creare le condizioni di sicurezza e per cui costruire, manutenere quel canale, per cui in qualche caso dove ci sono. Appunto, delle motte, cioè degli, degli scivolamenti nel canale, bisogna pulirli. Sono tre anni che questo non viene fatto. Adesso è stata nominata nuovo commissario del porto la dottoressa Cinzia Zincone, che è anche contemporaneamente provveditore alle Occhi Pubbliche. Le faccio pubblicamente i miei migliori auguri eh, di buon lavoro per il periodo finché non verrà nominato il presidente dell'autorità portuale. Noi collaboreremo come abbiamo sempre fatto. Pretendiamo che si inizino rapidamente gli scavi, considerate che a Roma sempre una manina lì al Ministero dell'Ambiente continua a rinviare la data di apertura, la data di, di, di esecuzione di questo protocollo Fanghi che eh, sembra una gestazione della cosa infinita e con questa scusa non si riesce mai a sbloccare niente, che vuol dire ovviamente perdere, perdere navi, perdere tonnellaggio. Considerate che la bocca di Porto adesso consente di garantire a tutti che eh, quella profondità non potrà mai essere superata, perché è chiaro che quello diventa uno scalino invalicabile. Per cui quando noi teniamo quella profondità, che è già un decreto che dovrebbe essere la priorità dell'autorità portuale, cioè tenere i canali puliti a quella profondità, saremmo a posto. Tutto questo fa il paio con il lavoro fortissimo che abbiamo fatto e la richiesta di finanziamenti per Marghera, per Porto Marghera, che noi riteniamo la vera risorsa alternativa al turismo, cioè rilanciare la manifattura, rilanciare oltre che ovviamente l'attività eh, logistica che, che, che è collegata col porto e per cui anche tutto il retroporto e tutte le attività che eh, il porto appunto può garantire, c'è cioè proprio l'attività di trasformazione. Abbiamo la chimica dove noi condividiamo questa idea che ha l'ENI, che ha l'ENEL di trasformare la, la vecchia chimica in una chimica green, in una... Una, una idea di Marghera del futuro, pensiamo anche alla parte energetica dove siamo sempre stati dei leader. Ecco, pensiamo al grande futuro che può avere l'idrogeno, non soltanto la parte elettrica. Ci sarà un grande investimento adesso di una turbina che verrà, che verrà, che verrà, che verrà inserita da Edison nella, nel proprio stabilimento, una cosa all'avanguardia assoluta. La trasformazione della centrale a carbone di Ener che ha chiuso su nostra sollecitazione, oltretutto per anticipare la chiusura per il piano, per aderire al piano di decarbonizzazione europeo e chiaramente questa chiusura prevede un revamping di questa centrale che verrà mh, invece inserita a gas nei prossimi due anni, sono fatti questi grandi lavori, è stato chiuso il, 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 la centrale a carbone. Chiaramente lì dobbiamo andare, noi andavamo a bruciare lì il nostro CSS, cioè il resto della spazzatura che non riusciamo a differenziare, considerate che siamo la prima città in chiave di capacità di differenziazione, per cui quello che resta della, della capacità di differenziazione si chiama CSS, la parte residua viene bruciata dove? Su dei termovalorizzatori. Chi lo fa questo? Lo fanno le migliori tecnologie dei paesi del nord Europa dove effettivamente il tema ambientale è affrontato in maniera seria da persone competenti, dove l'ecologismo si scrive con la, con la lettera E. Grande, maiuscola, dove le persone capiscono che per salvare l'ambiente bisogna fare anche delle azioni. Non basta scrivere i cartelli o fare i manifesti o fare le pagliacciate di volta in volta a favore di telecamera, magari di qualche personaggio amico. Bisogna invece agire, tirarsi sulle maniche e lavorare perché è il lavoro che può aiutare. Lo dico ai giovani che studiate tutto quello che volete, ma poi quelle vostre capacità verranno utilizzate. Noi a Marghera. Abbiamo, abbiamo intenzione con Verita di sviluppare, abbiamo le autorizzazioni, lo facciamo, stiamo facendolo già, è un termo valorizzatore. Oggi le soluzioni della, 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 se no di questo CSS, qualora si faccia anche la differenziata, quel CSS l'altra la, 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 soluzione è quella di buttarla in discarica. In discarica penso sia la questione ormai assodata che è la peggiore delle situazioni che si possono fare in termini ambientali perché poi c'è il percolato si dice che si crea negli anni e anche se fai delle barriere tosto tardi finisce in falda e va, può andare a inquinare l'acqua per cui no quella soluzione là no anche la soluzione quella che sembra più diciamo, più semplice che è quella di lasciare la spazzatura per strada come in altri casi abbiamo visto noi a quel punto là non ci arriveremo mai e i cittadini ci hanno confortato a settembre e hanno detto andate avanti su questa strada si chiama si chiama eh, rapporto democratico con le persone. Nel segreto dell'uno uno si esprime. Tutto questo è nel nostro programma elettorale. La nostra maggioranza ha presentato questo programma ai cittadini e questo programma stiamo realizzando. E credo che eh, il tempo, come sta dimostrando piano piano il Mose, ci darà ragione che appunto questo coraggio è quello che serve e questa indicazione che va data anche ai nostri ragazzi. Adesso vi faccio vedere... Un po' per concludere questo discorso, le navi, che chiaramente vi rendete conto che voi sarebbe molto lungo, però ecco, lo voglio che lo capiscano prima di tutto i, i figli di quei lavoratori che non hanno lo stipendio da, da mesi: sappiano tutti che noi abbiamo in mente la parte economica, siamo sicuri. Purtroppo che arriveranno tempi ancora duri, sappiamo tutti quanti questo. Siamo anche gente seria, però lavora perché le navi ritornino: ritornino le navi commerciali aumentino in qualche modo. Per cui i tempi di chiusura del MOSE, che comunque ci sono nell'arco dell'anno, possono essere, dovrebbero essere in qualche modo sostituiti con dei tempi del, di apertura del canale di notte, piuttosto che della messa in funzione comunque della conca di navigazione, anzi delle due conche di navigazione, una a Malamoco per le navi più grandi e una a Chioggia ovviamente per i peschereggi. Ho chiesto anche di mettere a porto la sofolta, che è la parte del muretto a mare fuori Pelestrina, che negli anni si è abbassata, franata di, di più di un metro l'altro giorno abbiamo visto le onde superare la Safolta e andarci a portare via tutta la spiaggia di, di, di Malamocco. Non solo, c'è una parte di Safolta che va ancora finita proprio sulla parte dell'isola dell dove è più stretta. Per cui c'è tutto questo sistema, qualcuno dice che non abbiamo una visione. <ride> Voglio dire, io li ringrazio tanto, ma c'è una roba che ho solo le visioni. Ecco, adesso vi facciamo vedere il, proprio il video che abbiamo presentato anche in comitatone. A proposito di, di visioni, lo diciamo, l'abbiamo messo in campagna elettorale, in tutte, cioè abbiamo, siamo stati eletti 5 anni fa questa roba e continuiamo a farlo, c'è la soluzione delle navi da crociera a Marghera, canale nord e lato nord per le più grandi, che possono affacciare sul Vega, dove stiamo facendo anche i lavori eh, di intervento generale della viabilità, che potete vedere tutti i giorni, sono diciamo, lavori aperti, lì, con, finanziati dal comune, e, e poi le navi invece più piccole attraverso il in convoglio attraverso il canale Vittorio Emanuele eh, arriverebbero alla marittima che è ancora alla, attualmente la, la, la parte che, che funziona e che può, essere, che può essere utile adesso io vi faccio vedere e vi commento il, il, il video con le navi in entrata che abbiamo fatto vedere anche, anche a tutti i ministri l'altro giorno in Comitatone prego ecco vedete vediamo a Malamoco le navi non passano più dal Lido non passano più che alla Giudecca entrano qui ne vediamo due c'è davanti una nave più grande, ecco quello è Malamocco, l'entrata di Malamocco e dietro c'è la nave più piccola per far vedere ovviamente le due soluzioni. Adesso stanno percorrendo quello che appunto viene chiamato Canale di Petroli. Questa che adesso vedete, stiamo arrivando è la curva di San Leonardo, a sinistra c'è il porto, vedete, delle navi petroliere, dove lì viene eh, scaricato il petrolio che poi va in, in condotta fino a Marghera. Qui le navi stanno continuando sul Canale di Petroli. Ecco, qui siamo in prossimità di Fusina, dove vedete circondato lì il parco anche di Moransani e tutta un'area, ecco lì. Qui siamo appunto a Fusina, continuano, stiamo passando davanti all'area del petrolchimico. Ecco, adesso passiamo davanti all'area a sinistra, all'area del porto commerciale e la nave grande si ormeggia con il canale nord, lato nord, eccola lì, la parte del Vega. L'altra più piccola gira a destra, ecco lì, ha imboccato il canale Vittorio Emanuele, quello è il famoso canale che è stato eh, inaugurato da re Vittorio Emanuele ancora all'inizio del 1900 e poi arrivano alla Maritima, non passano più dal canale Giudeca, quelle sono quelle più piccole, dopodiché il tonnellaggio decideranno le autorità, questo non è per noi un problema. Questa è la soluzione che il Comune ha indicato, io personalmente, ancora la mia prima elezione a tutti i cittadini, stampato, distribuito in tutte le case. Poi l'abbiamo rimesso ancora, l'abbiamo riscritto di nuovo e l'abbiamo rimesso in votazione ai cittadini. E i cittadini mi hanno dato eh, ancora fiducia perché crediamo che quella sia la soluzione che, eh, più attuabile. Non, non dico che sia perfetta, però è quella più bella. Non c'è nessun problema di inquinamento, vanno fatte tutte le verifiche di tutto, ma non c'è nessun disastro ambientale. Chi dice questo semplicemente lo ripete. Ovviamente a casse di risonanza molto più importanti delle mie, forse anche qualche interesse in più, probabilmente a sviluppare porti tipo alla Duferco o altre piattaforme strane in giro dove dovrebbe imbarcare i turisti, cose di una follia incredibile, che la realtà è, insomma, sembra che sia superata da qualcosa, però quella cosa lì invece è una cosa che intanto garantisce. Nell'ultimo comitatone è stato deciso che intanto il, le prime navi andranno quest'anno provvisoriamente... Nelle, nelle due banchine commerciali e le altre, le altre continueranno a passare per la Giudecca e nel 2022 invece ci sarà uh, un'ulteriore banchina, dovrebbe esserci perché poi io adesso mi fido poco, devo dire la verità, però dovrebbe essere un'ulteriore banchina nel canale nord, lato nord, dove noi abbiamo indicato può esserci questa nuova marittima. Vedremo, continueremo a lavorare, il lavoro non ci mancherà, sarà un 2021 uh, di... di, di diciamo di combattimento col sorriso, ma insomma siamo qui presenti sul pezzo. Uno dei temi ovviamente più importanti è, è il tema del Covid, di quello che è successo, di quello che sta succedendo e insomma di come ne usciremo. E, beh, vediamo comunque. Vediamo cosa è, cos è successo intanto. Facciamo partire il servizio. La busta che mi ha fatto avere Federico D'Ofrio. Eh, ringrazio ovviamente il Federico per questo gesto, per questo racconto e soprattutto la mamma e il papà mh, con grande piacere, signora e signor Donofrio, vi cioè, faccio i complimenti per, per questo ragazzo perché il cuore, ma io vi apro questa busta e c'è una lettera e ci, sono, e ci sono dei soldini, sono 23 euro. Eccoli qua che sono i risparmi di Federico, eccoli qua 23 euro, che dobbiamo, adesso leggiamo la lettera, cosa ci chiede Federico di fare e che noi ovviamente faremo, ma è chiaro che questa cosa qua ci apre, mi apre il cuore una, una felicità che faccio fatica a spiegare, una carica. Beh, evidentemente è un momento emozionante. Di una trasmissione che abbiamo tenuto per qualche, per qualche giorno, nel periodo diciamo, in cui tutti eravamo a casa, con lockdown, quello, quello totale. L'abbiamo fatto un po' per far compagnia alle persone, in qualche modo abbiamo fatto un'esperienza, ho fatto anch'io un'esperienza per certi versi eh, che mi resterà nel cuore, insomma, perché abbiamo visto le gioie e i dolori di quel momento, abbiamo visto anche la risposta dell'uomo, delle persone uh, rispetto alle difficoltà e lì si vedono anche, si vede la vera amicizia, la vera comunità e credo che questa città sia, si, sia, si sia anche ritrovata proprio in queste difficoltà che poi sono continuate. E in questo dialogo con la, con la popolazione sono state fuori delle storie straordinarie, bellissime, racconti individuali, amicizie penso che continueranno, tra l'altro che travalicano le generazioni, perché i bambini con gli anziani, cioè... Insomma, una cosa molto, molto toccante, molto bella, devo dire, in un periodo così dove avevamo anche molta paura: all'inizio non si sapeva com'era, insomma, il racconto che voglio fare è fare un racconto positivo. Cioè, è chiaro che dobbiamo ricordare le persone che sono mancate. Dopodiché va ricordato anche tutti quelli che si sono mobilitati, ovviamente i medici, gli infermieri, le OSI in primis, che sono state quelle anche più esposte. Al contagio loro e delle loro famiglie, va detto, per cui dei veri eroi, fra virgolette. Loro fra non vogliono essere chiamati così, ma nella realtà hanno fatto il loro lavoro. Chi l'ha fatto? Chi era stato sulla breccia? Ecco, dopodiché, io penso che ci siano veramente moltitudini di persone da, da salutare, da ringraziare, e credo che questo possa essere stato utile per, per tutta la nostra generazione, per, per aver verificato sul campo che cosa cos è l'imponderabile, quello che non è prevedibile. Insomma, ecco. e per cui, è una grande lezione, secondo me, di umiltà e di coraggio che tutti noi, ciascuno di noi, in qualche modo si porterà nel cuore. Credo che questo sia, per quanto un anno che insomma, 2020 ci siamo lasciati alle spalle, l'ultima ultime scena sono i terremoti, insomma qui veramente ci siamo fatti mancare niente. Però abbiamo anche ritrovato la voglia probabilmente di capire che non tutto è scontato, che ci sono valori che vanno al di là di, di, di nostre certezze e che dobbiamo riguadagnarci la stima reciproca di noi stessi e degli altri proprio in momenti di questa difficoltà. Ecco, chi in questo momento è riuscito a fare speculazioni eh, credo abbia perso un'occasione per imparare qualcosa da questo momento così... Così buio, così preoccupante, dove una certa anche, devo dire, comunicazione costante, continua, martellante, di cui oggettivamente non se ne può più. Lo stesso capitolo Covid, il tema Covid, ho detto, ma lo affrontiamo. Siamo sicuri, ho detto io. Scherzando, non ne possiamo più. Però bisogna parlarne perché l'anno è stato segnato da, 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 da questa cosa. I conti, la storia di come sono state affrontate le persone malate, sentir dire noi abbiamo fatto il massimo e adesso dipende da voi, quasi che il malato sia il colpevole di essere magari infettato. Questa cosa qua non, non mi va giù. Cioè noi dobbiamo invece operare immediatamente proprio sulla, sulla base medica e lì ringrazio tutti i medici di base, tutte le persone volontari, non soltanto delle istituzioni pubbliche ma anche delle istituzioni private, che spesso sono state anche. Offese invece sono messe a disposizione generosamente, ma anche personale delle nostre, nelle nostre eh, case di riposo che hanno formato e poi hanno fatto tamponi. Ci siamo organizzati veramente tutti. Grande collaborazione con la regione, grande collaborazione e sostegno al presidente Zaia, ma anche a tutta la struttura dell'ASL, ai direttori sanitari, alle varie, alle varie persone, ai medici dentro gli ospedali e dentro anche la medicina generale, la medicina di base, i medici, medici condotti che hanno recuperato, secondo me, per chi ha voluto, non tutti, ma molti si sono sacrificati anche proprio andando a casa, spesso non, non difesi giustamente o non difesi eh, adeguatamente con, con, probabilmente con una formazione, una, perché all'inizio tutti ci siamo messi a dare una mano, ma anche a tutte le persone che hanno raccolto le spazzature, a quelli che hanno fatto funzionare i trasporti, i tram, gli autobus, i vaporetti. Persone di buona volontà, agli insegnanti che hanno continuato a lavorare anche da casa, ma poi si sono anche, hanno accettato, penso a, agli insegnanti del comune, perché poi eh, sono dipendenti comunali, che hanno aperto gli asili, loro, il personale non docente che ci ha aiutato. Poi c'è chi strumentalizza, c'è sempre qualcuno che deve creare polemica, ma è qualcuno. Il grosso delle persone ha funzionato, vi cioè, pare possibile che un periodo di epidemia. La, 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 il sindacato del pubblico impiego fa uno sciopero per chiedere un aumento salariale, NCPB, contro il governo, eh, attenzione che non è il mio governo, ma è il governo di tutti noi, può essere che tu strumentalizzi sulle fermate, siccome c'è la campagna elettorale, ti metti a polemizzare se manca un battello, quando sai che stiamo perdendo più di 60 milioni di incassi e stiamo mettendo a rischio il futuro dell'azienda e non spieghi come sta i lavoratori, come stanno le cose. firmi un accordo, parlo di alcuni, Alcuni esponenti sindacali e poi dopo due minuti cominci a chiedere altro. Come possiamo credere in certe cose? Come possiamo credere a chi ha strumentalizzato il disagio, la stanchezza anche del personale non docente negli asili, per esempio, perché doveva anche sanificare? Gli ha consentito, anzi, li ha eh, incoraggiati a fare uno sciopero che non ha prodotto nulla se non cartelli e catenaci? Saremo l'unica città che subisce gli scioperi. Poi il personale. Il personale pubblico, lo diciamo ai cittadini, lo sciopero indetto per l'aumento del contratto ha avuto un'adesione bassissima, il 20%. Vuol dire che su 3.000 lavoratori del comune stiamo parlando di veramente qualche eletto per motivi vari o qualche carico di adesione per in qualche modo costruire appunto, strumentalizzazione intorno a questo momento difficile. Però i cittadini ci hanno visto lungo. I cittadini hanno capito la differenza tra i fatti tra la difficoltà del momento, lo sappiamo nelle nostre famiglie, lo, sa lo sappiamo nelle imprese, sappiamo quanto, quanto appoggiamo esponenti del governo che chiedono di, di unirci, lo sentiamo tutti i giorni, questo tipo di lezioncina eh, di stare insieme, stare uniti, io la condivido da sempre, si chiama fare squadra, pensate abbiamo vinto anche una Coppa Italia, noi nel frattempo c'era, cioè, proprio prima del, del coronavirus, e ancora portiamo nel cuore il successo, eh, questa, questa città ha vinto assieme a tante città, ai vari comuni, alle varie città, a prescindere da come sono state amministrate, hanno vinto il premio della responsabilità, i cittadini hanno vinto perché hanno saputo resistere ancora oggi, ecco chiudiamo pensando a cosa sarà ancora oggi dove non c'è un piano vaccinale, non abbiamo capito, non abbiamo capito che vaccini, non abbiamo capito, non che non vogliamo, non vogliamo, vogliamo chiarezza, la gente vuole, però vi dico ragazzi, ne usciamo, lo dico alle famiglie, ai bambini, dai, ridiamoci sopra. Siamo italiani, è bello così. Cioè cosa dobbiamo vedere la parte positiva. Non ci sarà tempo, saranno gli storici a raccontarci cosa è successo in questa epidemia. Lo faremo in un altro momento. Adesso, diciamo che il 2020 finalmente se ne va, e adesso pensiamo invece al 2021. Pensiamo a, a tirarci sulle maniche, pensiamo a capire, da una parte, l'idea di non perdere di vista le, pre, le misure precauzionali, per cui la mascherina e il distanziamento sociale. Tutto quello che deve essere fatto per aspettare, intanto che arrivi il vaccino, anche lì, con la consapevolezza che non sarà un percorso immediato, per quello che si, che si sa oggi. È evidente che, in tutto questo, c'è il tema economico, c'è cioè la grande necessità di, di infondere fiducia nelle persone, negli imprenditori, tanti sono stati abbandonati la filiera del turismo che è grande, non ci sono soltanto alberghi e ristoranti, ci sono le guide turistiche, ci sono i musicisti, ci sono tutti quelli che fanno spettacolo e spettacoli collegati, ci sono i sistemi dei porti e degli aeroporti, le navi da crociera, c'è cioè il tema generale dei giovani che non vanno a scuola, che, che, che non si capisce perché non si riesce a organizzarci, tutti insieme non siamo capaci, ecco, però, però ecco, quello che noi possiamo, possiamo immaginare e su questo tema vogliamo augurarci, che sia un'esperienza che ci possa, in qualche modo, far ricordare che c'eravamo. Ci ricorderemo di quanto, di quanto i volontari ci hanno aiutato, di quanto ci hanno aiutato i nostri amici eh, che, che, che con noi hanno collaborato per andare a, a comprare la mascherina in Cina nel periodo più buio, quanto le nostre farmacie ci hanno aiutato con i propri laboratori a costruire il liquido lavamani. Parlo proprio all'inizio. E poi abbiamo continuato, ma tutti dentro, chi si occupa di appalti, chi si è occupato delle parti amministrative, chi è andato con la logistica, cioè una macchina pubblica insieme al privato che ha funzionato, col sociale, le, le, società, le società sportive che assieme a noi, assieme alle società, non tutte, come sempre, non tutti, ma la stragrande maggioranza dei cittadini non si è mai tirato indietro. I giovani, soprattutto, un esempio straordinario di aiuto. Hanno presidiato i parchi, presidiato vuol dire per distanziare i bambini che giocavano, perché non abbiamo voluto chiudere niente. Ci hanno aiutato la protezione civile e i volontari insieme alla polizia locale, all'autorità ovviamente, ma loro sono stati una, il, nervo, il nervo più forte per aiutarci a tenere aperti i mercati, per dare a rialto la possibilità di essi e poi qualcuno riuscirà a fare polemica lo stesso. Ma rispetto al Covid abbiamo agito tutti insieme in tanti, siamo proprio tanti e questa cosa qua poi insomma credo che resterà nelle menti e nei cuori di chi ha partecipato. Qui sarà il grande regalo che quest'anno comunque lascerà nel cuore di noi di noi, quanto sono riuscito a dare per questa comunità e credo che c'è ancora bisogno di voi, eh, cittadini, volontari, persone eh, volonterose. Continuiamo a darci una mano, a sostenerci, pensiamo alle persone più in difficoltà, agli anziani, le persone sole, le persone che magari a cui possiamo fare una telefonata oggi che magari è un bel giorno, cioè siamo a cavallo dell'anno, è un momento nuovo, cioè facciamo un sorriso in più, abbandoniamo le tristezze, vediamo, vediamo a ricordare insomma, che i bambini ci stanno guardando e ci misureranno su quanto siamo in grado di, di volergli bene, di dargli un bacio, di, di fare festa, anche in un momento in cui il nostro cuore magari. A, a tante preoccupazioni, insomma, ecco, teniamo i nervi saldi, eh, arriverà, arriverà il sole, arriverà, arriverà il bel tempo. Potremmo raccontarci molte altre cose di quello che è stato realizzato in quest'anno eh, sul lavoro, sulle imprese, sull'ambiente, sull la mobilità sostenibile, il, la difesa di tutti gli eventi culturali, le difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare, dove abbiamo continuato... A, a sviluppare approcci sempre più eh, diversi, sempre più eh, anche per certi versi eh, digitali. Abbiamo sperimentato modi anche di dialogo diversi, ormai la, la teleconferenza è diventata un'abitudine per me che insomma, non sono un attivo digitale. Sarà bello raccontare anche questo per, 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 per riprendere il filo quando tema per tema... Eh, avremo modo di discuterne con, con i cittadini eh, proprio per dare quella continuità e quel senso di partecipazione civica alle cose che il comune, la comunità fa e, e realizza. Ecco, in questo momento credo che un pensiero però vada ecco, forse più focalizzato su quello che è il futuro, su quella che è la prospettiva nel 2021, su questa che è l'idea del rilancio della città. Noi non sappiamo i prossimi mesi. Che cosa succederà? Alla Fondazione Musei abbiamo fatto un budget che è evidentemente ovviamente, prudenziale del primo trimestre, ma con l'impegno di rinnovarlo ogni mese. Chiaramente, noi dobbiamo essere pronti a ripartire appena si accende qualsiasi luce legata ovviamente alla ospitalità della nostra città. È chiaro che non ha senso aprire delle cose, delle attività museali quando non c'è nessuno in città, questo mi pare evidente, perché sennò vorrebbe dire buttare risorse pubbliche invece vanno tenute gelosamente anche perché le abbiamo, le abbiamo risparmiate in tanti anni di lavoro, di lavoro serio, parlo proprio della fondazione. Lo dico perché va difesa l'azienda come abbiamo difeso il Casino, che, 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 che era in stato comatoso quando siamo arrivati e invece lo, lo troviamo in uno stato per fortuna di bilancio appunto, di bilancio sostenibile. È tutta un'attività di rilancio da fare e questo vale anche per la Fondazione Museo, lo dico ai lavoratori, alle loro famiglie, ecco, sappiate che stiamo lavorando proprio per preservare l'azienda, perché non sappiamo quale sarà il 2021, dobbiamo tenere tutte le energie pronte, so che è molto complicato prendere decisioni, ma io mi assumo tutte le responsabilità di quello che facciamo nelle nostre società partecipate, nell'attività della comunità e del comune però devo dire anche che l'attività di gestire un'azienda non è propria di alcuni soggetti, qualche volta sindacali, altre volte politici, che speculano su quelle che sono le paure e le angosce delle persone. Però ecco, sappiate che siamo persone preparate, abbiamo consulenti e manager preparato in queste fondazioni e nelle società del comune proprio per affrontare temi difficili in un periodo assolutamente complicato. Però abbiamo... Eh, abbiamo ecco la fiducia che, che la città ce la faccia e recupererà. Confermiamo, confermiamo il salone nautico, e ci sarà questo grande salone che oltre a rappresentare il meglio della diportistica italiana hanno già dato adesione anche a altre imprese importanti nazionali perché si estenderà, si espanderà questo salone come dimensione di, di espositori, ma avremo anche tutta la filiera appunto della green economy legata alla, alla nautica sostenibile e a, a tutte quelle che sono i progetti e le, le idee che eh, ruotano attorno al mondo della nautica. L'Arsenale sarà il centro di questo rilancio, su questo eh, racconto anche questa mia idea che verrà esplicata nei prossimi mesi di fare lì un polo fieristico che comprenda anche... Una fiera dell'artigianato di de lusso, un artigianato sofisticato, bello, importante, di qualsiasi eh, diciamo con qualsiasi materiale, proprio dal vetro al ferro all'oro, a quello che si vorrà, ma che diventi il top di gamma per quanto riguarda il, il mondo intero. Sarà una, un percorso, ovviamente, però credo che sia proprio un luogo adatto per Venezia. A questo è un altro. È un'altra un fiera poi ho in mente anche sull'arte contemporanea, sul mercato dell'arte contemporanea, visto anche la location particolare e il fatto poi che c'è anche una, una filiera così importante come la Biennale, che pur essendo... Eh, un vanto per la nostra città dà anche qualche, qualche grattacapo perché vanno gestite le migliaia di persone che arrivano, perché poi è evidente che sulle spalle del comune stanno poi i trasporti, la gestione dell'immondizia, la gestione delle persone, e poi questi non vanno solo a vedere la Biennale, ma poi si muovono e giustamente portano ricchezza in città, ma anche appunto gestione. E, e poi, evidentemente, dobbiamo raccontare che abbiamo confermato: eh, il Consiglio di amministrazione della Biennale ha confermato, e ringrazio il Presidente Cicuto, di questa, di questa presidenza, anche corale, dove coinvolge spesso il sindaco che è il vicepresidente, come sapete di diritto, confermiamo la biennale di, di architettura che abbiamo rinviato l'anno scorso per motivi evidenti. Anche lì non ci sono state proteste. Si capisce che se non c'è nessuno diventa un flop incredibile non conviene a nessuno. Confermiamo quest'anno la biennale di architettura dal 22 maggio al 20, 21 di novembre, anche lì. C'è stato chi ha paura che non venisse fatta, invece vi confermo che stiamo lavorando con gli espositori, con i curatori, eccetera, per andare avanti su questo. E poi la grande notizia, grande perché fa capire che Venezia e l'amministrazione ha dei contatti importanti a livello romano, nazionale, eccetera, che supera evidentemente quelle che sono le solite insomma, come posso dire, polemicucce insomma, di qualche iscritto locale. Noi la città di Venezia ospiterà, posso annunciarlo ufficialmente, il G20 dell'economia e finanza del prossimo anno, dal 7 all'11 luglio all'arsenale ci saranno 20 ministri dell'economia di tutto il mondo, di tutti i G20, e poi faremo anche una grande cena, li porteremo a vedere il Mose, e sarà un ulteriore, eh, diciamo, orgoglio per raccontare cosa effettivamente la nostra città sa fare. E poi tutto quello che ci sarà legato agli eventi, al digitale, a tutti i programmi che stiamo facendo primo dell'anno questo grande concerto alla Fenice, eh, un grande augurio, un grande in bocca al lupo a tutti, eh, avremo tempo e modo di raccontarci, la nostra vuole essere un'amministrazione trasparente e ancora una volta voglio ringraziare per la grande fiducia che ho ricevuto dai cittadini, che mi riempie di onore, di orgoglio, ma anche di, eh, di impegno e di, e, di, e di carica energetica di cui ho bisogno perché questa è stata proprio una ricarica dopo un anno difficilissimo e mi ha dato quell'entusiasmo per poter creare quella classe dirigente della città in maniera tale che quando avrò finito di fare il mio mandato da sindaco sono, sarò sono certo convinto di lasciare della gente dentro in comune, dentro le partecipate che pensa al merito, pensa al talento e non all'appartenenza politica. Pensa ai giovani, pensa ai cittadini, pensa al lavoro e non pensa alle proprie faccenduole partitiche piuttosto che alle proprie carriere politiche nazionali o meno. Questo è un messaggio diverso, importante, una, un giro di boa di questa città che deve fare, deve tornare ai tempi appunto del, di, quel, di quel Morosini che da persona umile si è dimostrato grande condottiero, grande capace, grande, grande uomo e poi grande doge della città. Io credo che possiamo veramente credere in quei giovani che, eh, che, che ci stanno guardando, che a, a cui va tutto il mio impegno, tutto il mio apprezzamento, tutta la mia... Voglia di dimostrare che questa città è una delle grandi città del mondo, la grande città metropolitana di Venezia che arriva a parte delle montagne e arriva fino al mare. Di mare e di terra è lo Stato di Venezia che vincerà, ce la faremo e vinceranno i cittadini. Ancora in bocca al lupo, ancora buon 2021, festeggiamo la fine del 2020 entriamo nel nuovo anno con fiducia e con coraggio.